cantata, terra sonnata, terra che aiuta a chi è lontano e aiuta. Terra scarpazzata, terra conquistata, terra martoriata e da sangue lavata. Terra viata, terra pitata, terra criata, a chi è te se innamorata. Che lontano e aiuta. Terra scarpazzata, terra conquistata, terra martoriata e da sangue lavata. Terra viata, terra pitata, terra criata, a chi è te se innamorata. Storia di Enni, siamo nell'antica Saticula, oggi meglio nota come Sant'Agata dei Goti. Siamo nella chiesa di San Francesco con il professor Claudio Rubrano, presidente della Proloco, che ci illustrerà dettagli, storia, arte di questa chiesa. Chiesa di San Francesco, anno di costruzione 1270. È costruita in seguito al passaggio del poverello d'Assisi per questo territorio. Lui passa nel 1221, c'è un primo insediamento francescano proprio in quegli anni, ma extramenia civitatis, fuori le mura della città. Continuamente disturbati, la comunità dei francescani si trasferisce all'interno nel 1270 appunto e costruisce questo complesso conventuale con convento e chiesa. Fino al 1806 la permanenza dell'ordine francescano qui è ininterrotta. Poi arrivano i francesi, confiscano molti beni ecclesiastici e così la chiesa passa al demanio pubblico perché il convento diventa sede municipale, casa municipale. Anche se di origini francescane, di architettura di questa tipologia, oggi si legge ben poco. Nel Settecento viene completamente trasformata, oggi si presenta come uno dei migliori, forse, monumenti barocchi, chiese barocche del contesto territoriale. Notevoli sono le opere che la arricchiscono. Prima di tutto questo stupendo soffitto a cassettoni realizzati agli inizi del Settecento. E poi, come non poter menzionare, il ciclo di affreschi di Tommaso Giaquinto, allievo
prediletto della bottega di Luca Giordano, che qui ha operato tantissimo. Sono tutte scene bibliche tratte dall'Antico Testamento di grande valore artistico e soprattutto mistico. Per andare, come dire, nella posizione opposta, un pavimento maiolicato della prima metà del Settecento, opera dei fratelli Giuseppe e Antonio Massa, che per capire i Massa sono gli stessi che hanno operato la pavimentazione del chiostro di Santa Chiara a Napoli. E poi tantissime altre opere, una presenza cospicua di tele che vanno dal 1530 con una deposizione di Silvestro Buono di scuola fiorentina e poi di varie epoche, inizio Settecento, prima metà del Settecento, fine Settecento, tantissime che vale la pena di ammirare. La Chiesa custodisce anche un bellissimo sarcofago, un monumento funebre, un baldacchino funebre del 1380, dove fu tumulato Ludovico Artus o Ludovico d'Artois. Beh, qui c'è una bella storia su questo monumento, perché nel 1899 fu visitato e notato da un eminente studioso che era Émile Bertin. Si recò in questa chiesa e nella città di Sant'Agata de' Goda insieme a un giovanissimo Benedetto Croce. Qui appresero che nel 1806, quando il sarcofago fu profanato dai francesi, tirarono fuori una mummia, una famosa mummia, un corpo completamente imbalsamato e mummificato, che non fu più riposto nel sarcofago, ma fu posizionato in uno stipone, in un grande armadio a muro in sacrestia. Ripeto, dal 1806 fino al 1963, è rimasto proprio nella sacrestia. E io, che ho un po' di anni, mi ricordo che venivamo qui alla Chetichella a spiare questa mummia che era riposta in questo grande armadio. La stessa cosa fecero Benedetto Croce e Émile Bertin. E nelle storie e leggende napoletane, poi lo stesso Croce pubblicò che spesso le prestigiose personalità del passato, i personaggi che hanno fatto la storia del passato, come Ludovico d'Artois, ecco, vengono derisi i loro resti dalle persone del secolo in cui vivono. E in pratica, così come a Sant'Agata, nella chiesa di San Francesco, i monelli si prendono beffa dei resti gloriosi di Ludovico Artus. Oggi, essendo rimasta di proprietà comunale, la chiesa ospita diverse mostre. Quella che è allestita adesso riguarda il settore archeologico, che è un altro tema importantissimo del nostro territorio. Una buona amministrazione comunale, attenta, sensibile, un sindaco che ha capito che cosa ha fra le mani, ha voluto con i suoi assessori in così poco tempo una cellula archeologica. Questo è sicuramente con la collaborazione naturalmente della sovrintendenza archeologica della Campania. È l'inizio di un nuovo filone, che è quello archeologico, di cui il nostro territorio è ricchissimo e, come dire, ha già dato frutti questa iniziativa, perché fra poco riceveremo il famoso vaso di Asteas. E qui anche un vaso leggendario, un reperto leggendario che veramente, come dire, riceviamo con grande orgoglio e con grande entusiasmo. Credo che rimarrà con noi un anno e più, forse, per quest'altra iniziativa. La chiesa è in ottimo assetto manutenzionale, è stata interessata da un ciclo di lavori quasi ventennali che ne hanno ristrutturato tutta la parte superiore, per cui abbiamo potuto godere nella nostra passeggiata di immagini dal contesto del campanile, dalla famosa campana dei 100 anni, che fino ad oggi per la verità non ha avuto smentite sulla veridicità di questa leggenda e storia curiosa locale. E poi custodisce sotto la cripta i particolari scolatoi francescani, che sono luoghi di ambito cimiteriale usati fino al 1806, fino a che non c'è stato l'editto napoleonico di Saint-Cloud, per tumulare, per custodire i morti. Ancora oggi è possibile ammirare queste strutture sotto la cripta con resti mortali dell'epoca. Ritengo che la Chiesa di San Francesco sia uno dei monumenti di culto locali della nostra città, come dire, che presenta
diversi aspetti poliedrici, ecco, dall'architettura a opere pittoriche, a tele, a sculture, un monumento veramente, possiamo dire, completo e degno della storia e della cultura prestigiosa di questa città. Ringraziamo ancora il professor Lubrano, in Storia Regni, alla prossima.